Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi vi porto sul canale un video molto particolare, vista la situazione che c'è attualmente nel nostro paese in cui non ci si può muovere da casa, quindi dobbiamo per forza stare a casa, ho deciso di fare, o meglio scattare una foto del mio paese con tutti i miei droni, quindi decollerò dal mio giardino in altezza e scatterò una foto più o meno nella stessa posizione con tutti i miei droni, quindi DJI Mavic Mini, Parrot Anafi, Autelivo, Power EX e Filmix 8. Con questi droni scatterò una foto che rimarrà comunque sicuramente un ricordo del mio paese deserto, nel senso che non è deserto, ma sembra deserto, che comunque non vedere automobili, non vedere persone in giro a piedi né niente, è sicuramente una situazione surreale che rimarrà negli anni. Quindi ho deciso di scattare una foto con tutti questi droni, sia come ricordo che come diciamo confronto fotografico fra questi droni. Ovviamente saranno tutti in modalità automatica, quindi saranno tutti sullo stesso piano da quel punto di vista, e appunto vedremo quale scatterà più o meno meglio la foto o quale appagherà meglio o peggio il nostro gusto personale. Ovviamente non è una bella giornata, è copertissimo, quindi non c'è il sole, quindi i colori non sono quelli belli di quando c'è il sole. Però alla fine è la situazione uguale per tutti questi droni. Ovviamente scrivetemi nei commenti quale avete preferito, quale vedete meglio da quel punto di vista, quale vi ha sorpreso, quale vi ha deluso, tutte queste cose. Ovviamente è solo uno scatto, non è niente di più, però in questo periodo ci accontentiamo anche di questi video e di queste, diciamo, confronti, anche se in maniera molto semplice. Ovviamente il video è semplice, ma montare il tutto, preparare i droni, decollare con tutti, registrare ogni cosa e montare il video di tutto non è sicuramente semplice. Però il video in sé è sicuramente, diciamo, un confronto molto semplice. E in più farò lo stesso scatto, lo modificherò con Air Magic, questo software che esiste sia per Mac che PC, che con un clic vi fa una color correction, secondo me ottima, nella maggior parte dei casi una color correction azzeccatissima, e basta un clic, quindi non bisogna intervenire manualmente, ma basta cliccare, o meglio, basta selezionare la foto, cliccare e questa color correction in automatico vi trasforma la foto. Quindi vedrete la foto standard, quindi la foto scattata con il drone in maniera naturale, automatica, e poi la stessa foto modificata con Air Magic, questo software che fa questa color correction spettacolare. Ovviamente, ripeto, non è una bella giornata, ma ci accontentiamo. In questo periodo, ragazzi, bisogna veramente accontentarsi anche di queste cose, quindi accontentiamoci. Quindi, ragazzi, non perdiamo altro tempo e decolliamo con Mavic Mini, Parrot Anafi, Power EX, Autelivo e Film X8. Partiamo, ragazzi!
Ok ragazzi, il volo è finito, i droni sono tutti qua, sono ritornati, hanno fatto il loro dovere, quindi scrivetemi nei commenti come avete visto queste foto. Ovviamente non è un confronto, è solo così un prendere spunto, in questa situazione in cui ci bisogna accontentarsi di quel poco che possiamo fare. Quindi ho cercato di dare il meglio che potevo partendo dal mio giardino, quindi creare un video partendo appunto dal mio giardino. Quindi ragazzi, commentatemi, ditemi la vostra, quale avete visto meglio, quale avete visto peggio, come avete visto la foto trasformata con Air Magic, questo software che fa una color correction con un click. Quindi ragazzi, scrivetemi tutte le vostre opinioni, spero che il video vi sia piaciuto, spero di riuscire a fare qualcos'altro prossimamente che vi possa piacere. Quindi ragazzi, se questo video vi è piaciuto lasciate un grosso pollice su, iscrivetevi al canale Telegram Offerte se non l'avete ancora fatto e se vi va, e ovviamente ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdere neanche un video, volo, una recensione, un test, un tutorial, una novità. Ciao!